In un piccolo paese vive la signora Minù, animo semplice e cortese e con gran virtù. Nella vecchia fattoria che avventure vivrai, ma segreto magico custodirai. La magia inizierà se il campanellino suonerà. Piccolina Minù, Pepper Pot diverrà. Animali e bambini tutti quanti vogliono te. Din don dan, ma che magia è questa qua? Minù, andiamo in giro per il mondo, tanti amici incontreremo insieme a te. Facciamo tutti un bel giro tondo per salvare la natura insieme a te. Minù, andiamo in giro per il bosco per aiutare chi è in difficoltà. La magia tu sai che sbaglia, qualche volta bisogna anche lucidarla questa coppa. Ah, mio marito si dà un sacco di aria da quando l'ha vinta la gara di sci, è una cosa di cui è fierissimo. E poi è così bello quando scia, mi piace tanto. Sì, arrivo. Ah, sei tu, Melissa. Buon pomeriggio, Pot. Come stai? Bene, e lei? Mi scusi se la disturbo, ma dovrei chiederle un favore. Volentieri. Ecco, vede, mia madre non sta molto bene e vorrei portarla dal nostro medico, per questo mi sono permessa di disturbarla. Oh, mi dispiace, cosa posso fare? Le volevo chiedere di tenere d'occhio mio figlio mentre io vado dal dottore. Oh, quanto è carina, come si chiama? Leopoldo, ma io lo chiamo Poldino ed è anche molto buono. Sarò felicissima di tenerlo. Vieni in braccio a me, Poldino. Mi dispiace di darle questo disturbo. Ah, signora, in questo cestino ho messo qualche mela. Sa, a Poldino piacciono moltissimo le mele. Se piacciono anche a lei, la prego, si serva pure. Ciao, Poldino, io ritorno subito. Va bene. Ciao, caro. Ah, queste le metto qui. E tu qui, da bravo. Oh, oh, oh. No, proprio adesso dovevo diventare piccola. Attento! No! Oh, oh, su, su, vieni via. Oh, non ce la faccio. Cosa posso fare adesso? Oh, ecco. Bagnato. Oh, ma come faccio? Mi è venuta un'idea. Signora Alken, mi può fare un favore? Ho bisogno d'aiuto. Arrivo. Che cosa è successo, cara signora Pepperpot? Che è successo? Ce lo dica, è qualcosa di interessante. Il piccolo si è bagnato il pannolino e vorrei chiederle di aiutarmi a cambiarlo. Ma certo, signora. Anche voi quando eravate piccoli facevate lo stesso. E adesso seguitemi, venite, bambini. Venite a dei ritagli di stoffa in una valigia qui sotto. Meno male che li ho conservati. Adesso ci faranno comodo. Ma come faremo a cambiarlo, signora? Già, come faremo? Ho un'idea. Orvinia, Orvinia, vieni presto! Cra, 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 cra. Vorrei che facessi vedere al piccolo come danzi con le ali. Sei così brava che dovresti partecipare alla maratona di danza, davvero? Va bene, signora Pepper, poi allora ballerò per lui.
è girato finalmente. Dobbiamo sbrigarci, diamoci da fare. Io apro la spilla e voi tutti tirate. Sì. Adesso bisogna mettergli il pannolino nuovo. Come facciamo per fargli alzare le gambine? Oh, che idea! Fategli il soletico! Adesso! Ah, finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo stati bravi, mamma. Sì. Grazie mille, Orvinia. Crassi, figuri, lo farò ogni volta che me lo chiederà. Cra, cra, cra. Meno male, ci siamo riusciti. Fermo, lasciami andare, fai bravo. Non mi stringere, lasciami. Oh, bravo, lasciami. Non mi stringere, tesoro, su. Adesso lascia, da bravo, lasciami, su. No, l'occhio no, leva quel dito. Aiuto. Non stringere, Poldino. Su, da bravo, mi fai male. Insomma, mi voglio ascoltare, lasciami subito. Che baccano, non si può riposare. Va tutto bene, signora Pepperpot? Oh, credo di sì. Dobbiamo fare assolutamente qualcosa per farlo smettere. Già, ho trovato le mele. Aceto, se vuoi farlo smettere di piangere, portagli una mela. Ha funzionato, ha smesso subito di piangere. Grazie tante, Aceto. Oh, non c'è di che, è stato un piacere fare qualsiasi cosa per lei, Mao. Sei contento, Poldino? La ringrazio tanto, signora Pepperpot. Che cosa ha detto il medico? Come sta tua madre? Che non è nulla di serio, che si deve riguardare. E ora l'ho riportata a casa. Ah, meno male. Poldino, la tua mamma è tornata. Hai fatto il bravo, piccino. Beh, insomma. Già, lo dicono tutti che è un bambino buonissimo. Oh. Beh, se lo dicono tutti, deve essere così. Adesso sarà meglio che andiamo e grazie di tutto. Ma per carità, si immagini. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Topini. Oh, no. Questa sera cena di lusso, formaggio. Mangiatene a sazietà perché ce n'è per tutti. Evviva! No, tesoro, non è educato, devi aspettare. Adesso che siete tutti serviti, cominciamo. Buon appetito, papà. Grazie. Oh. Manca una moneta da 10 soldi, forse sarà caduta, ma dove sarà finita? Oh, è molto strano. E la cercherò dopo, non può essere scomparsa. Ora preparerò un soufflé al formaggio. Ma chi sarà stato a mangiare il formaggio? Anche le scatole di biscotti sono vuote. Da un po' di tempo in questa casa molto spesso i biscotti finiscono subito. Non riesco proprio a capire chi possa farli sparire. Guarda, guarda, queste sono impronte di topo. È impossibile, non può essere stato il signor Alken. Come stai, tesoro? Di qualcosa. Oh, papà, tu... Rispondici. Che cosa, diavolo, mi è successo? Dal piano di sopra è caduta quella cosa sulla tua testa.
E che cosa sarebbe? Oh, che volgarità! Lasciare cadere una cosa così che non è neanche commestibile! È proprio volgare! Lasciar cadere una cosa così! È inconcepibile, non riesco a darmi pace. Mi chiedo chi può essere stato. Dalle tracce il colpevole sembrerebbe il signor Alken. Ma sarebbe poco generoso da parte mia sospettare soltanto di lui. In fondo in questa casa abbiamo anche altri golosoni. Non potrebbe essere... Potrebbe essere Saetta. No, già, ma se escludo Saetta devo sospettare di aceto. Oh, più ci penso, più ho la testa confusa. Ho pensato a tutti, non posso sospettare nessun altro, purtroppo. Ah, che buon profumino, credo che siano pronti. Mi è venuta un'idea. Se sto con gli occhi fissi sui biscotti, scoprirò il colpevole. Perfetto, essere piccoli in alcune circostanze può far comodo. Cielo! Papà, ci sono dei bellissimi biscotti sul tavolo. Hai ragione, sente profumo. Lo sentiamo anche noi, prendiamo biscotti! Smettetele, comportatevi bene! Prima devo dire due parole alla signora Peppa Pot. Anch'io! Sono io che le devo parlare, signor Olaf Alken, perché ho scoperto che lei è venuto qui per rubare i biscotti che ho appena sfornato. Sono io che ho motivo di essere arrabbiato. Lei mi ha rubato anche una moneta, ecco perché non riuscivo a trovarla da nessuna parte. Sono venuto quassù perché volevo protestare per l'attentato, ecco. Di chi attentato parla? Lo chiami come vuole, ma io ho la prova. Bernoccolo. Oh, un bernoccolo? Ma com'è successo? Davvero lei non sa cosa è successo, signora Pepperpot? Allora glielo dico io. Mentre ci stavamo apprestando a cenare, ecco, adesso siete tutti serviti, possiamo iniziare. No! E questa qui mi ha colpito sulla testa! Oh cielo, ecco cosa è successo! La moneta da 10 soldi che mi è caduta, l'ha colpita e le ha fatto un bernoccolo! È andata così, e non solo il bernoccolo, ma anche intollerabile fastidio di essere interrotto durante pranzo! Oh, mi dispiace molto di averle causato tanto disturbo, mi scusi! Non ci siamo potuti godere il nostro migliore pasto a base di formaggio! Formaggio? Allora è stato lei a rubare il formaggio! No, si sbaglia di grosso. Quello era un formaggio speciale fatto da mia moglie. Scusi, se l'ho sospettata, questo non risolve il mio problema. Di recente il mio formaggio e la mia marmellata spariscono. E adesso ero in attesa di sorprendere il ladro. Senti, signora, io lo so che ha mangiato il tuo formaggio, la tua marmellata. Sì, signora, l'ho visto bene. Cosa? Dimmelo, chi li ha mangiati? Non ne so il nome, però è molto grande. Molto grande? E poi? E inoltre ha una faccia spaventosa, terribile, da far paura. Chi può essere? Oh! Arriva qualcuno, potrebbe essere lui! Sarà meglio nasconderci là dentro! Sì. Non credo proprio che sia lui, vero? No, il ladro è molto, molto più grande! Arriva qualcuno, eh? Oh. Ah. Io vi mangio, miau! Certo, non mi riconosci, smettila! Oh, e lei ha sempre voglia di scherzare, che noia! Miau. Venite fuori, se n'è andato! Però dobbiamo continuare a sorvegliare i nostri biscotti! Conosco uno stupendo posto di osservazione, seguitemi! No, non è venuto per rubare lui. Il ladro ha la faccia più terribile. Più terribile? Oh! Sento un rumore di passi. Oh! Ma è Cristo Rosso! È lui, è quello grosso! Cosa? Oh!
Ecco chi era. E adesso che ha visto con suoi occhi non avrà ancora dubbi su di noi, vero signora? Mi dispiace molto di aver dubitato di lei, signor Alken, e devo ringraziarla per avermi aiutata a scoprire chi era il ghiottone di casa. E inoltre desidero che lei faccia sempre da guardiano alle mie provviste. Che cosa? Conservi la mia moneta da 10 soldi in ricordo di oggi. Oh, grazie, sono così commosso che questa moneta mi è diventata simpatica. E questa sarebbe la nostra cena. Certo. E quella là invece la loro. Ma è il loro solito pasto. Quello che hai lì davanti a te è più che sufficiente, se no ingrassi. Ingrassarmi con questo? Quello che hai nel piatto è quanto resta dopo le tue scorrerie in dispensa. Oh, oh. Quella volpe antipatica è di nuovo qui per mangiarsi i pulcini. Non le insegnerò io a comportarsi. Ecco qua. Mai più i pulcini, ti perdono. Dai, è inutile, lascia perdere, non puoi farcela contro di me. Prometti che non tenterai mai più di mangiare i pulcini. Promettimelo, promettimelo. Sì, te lo prometto. Corri ancora. Va bene. Ecco, così, continua a correre. Tra poco arriverai al laghetto. Buttatici dentro e nuota fino all'altra sponda. Mi raccomando, non ti girare. Se ti giri, te ne pentirai. Ecco, ci siamo! Pardon! Era solo quel pazzo di coda rossa, mi ha fatto prendere uno spavento. Buongiorno, Renda. E lei chi è? Sono la signora Pepperpot. A volte mi rimpicciolisco.
marito sa che lei ha delle corna bellissime. A proposito, visto che siamo in argomento, le sarei molto grata se con un corno afferrasse il retino e lo tirasse fuori dall'acqua. Ah, certo! Oh! La ringrazio di cuore, Renna Gentile. Se sarà così cortese ad accompagnarmi a casa, le indicherò un posto in cui cresce tantissimo muschio. Può prenderlo tutto se vuole. Davvero? Sul serio posso mangiarmelo tutto? Ma certo! E inoltre, se lo gradisce, posso metterle sul muschio una squisita salsetta che ho appena preparata. Per colpa di quella volpe incosciente stavo per perdere la mia colazione. Non glielo perdonerò mai. Ora però non mi sfuggirà. Allora, signor Renna, credo sia venuto il momento di avviarci verso casa. Ah, cielo! Cielo, è meglio allontanarsi. Cielo! Oh, che cosa posso fare? Devo chiedere aiuto! Aiuto! Qualcuno venga a salvarmi! Fanno male! Yahoo! Abbiamo vinto! Oh, cielo! Senza di voi non ce l'avremmo fatta! Grazie infinite a tutti voi! Non c'è di che, cara signora! È un piacere aiutare gli amici di Liulai! Grazie anche da parte mia. Ora posso accompagnarla a casa, signora. Oh, grazie! Possiamo accompagnarla noi molto più comodamente, signora! E come? In che modo? Lasci fare a noi, lo vedrà! A casa sana e salva. Oh? Non mi hai sentita, Cresta Rossa? Già, è vero. Quando ridivento grande non mi capisci più. Minù, animo semplice e cortese e con gran virtù. Nella vecchia fattoria che avventure vivrai, ma segreto magico custodirai. La magia inizierà se il campanellino suonerà. Piccolina Minù, Pepper Pot diverrà. Animali e bambini tutti quanti vogliono te. Non danno, ma che magia è questa qua? Minù, andiamo in giro per il mondo. Tanti amici incontreremo insieme a te.
della natura, insieme a te, Minù.